Il Consiglio regionale è convocato nelle sedute finali dell'anno per l'esame dei documenti finanziari proposti dalla Giunta e licenziati dalla prima commissione, contenenti le disposizioni urgenti in materia finanziaria e la riqualificazione della spesa regionale. Con l'elezione degli 8 componenti dell'Ufficio di Presidenza si è insediata la Consulta Giovani del Consiglio regionale. Strumento di conoscenza delle realtà giovanili, la Consulta favorisce il raccordo tra le organizzazioni piemontesi e le istituzioni. Premiazione a Palazzo Lascaris del concorso Gianni Oberto. Per le tesi di laurea di Alessandro Tollari sulle lettere di Franco Balbis, martire del Martinetto, Micaela Ferrara sulla Vercelli del 1613 e Giuliana Franco sul lessico italiano in Piemonte a fine 500. Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e il Presidente della Repubblica Federale Tedesca Joachim Gauck hanno inaugurato con una cerimonia al Teatro Regio il tavolo di dialogo italo-tedesco. Il progetto Giada Onlus, presentato a Palazzo Lascaris, promuove iniziative di sensibilizzazione dedicate all'infanzia, con l'obiettivo di recuperare attraverso il gioco e lo svago la dimensione della normalità e della quotidianità nei piccoli pazienti oncologici. È stato pubblicato il nuovo tascabile di Palazzo Lascaris dedicato alla consegna del sigillo della Regione Piemonte all'Arma dei Carabinieri. Il volumetto, 32 pagine con fotografie a colori, è in distribuzione presso l'URP e si può scaricare dal sito del Consiglio alla pagina delle pubblicazioni. Appuntamento dedicato ai più piccoli in occasione delle festività con le letture teatralizzate di Un favoloso Natale alla Biblioteca della Regione Piemonte, dove prosegue la mostra Anche qui è nato Gesù, con esposizione di presepi da tutto il mondo.